Amici, amici, come state? Come va? Un attimo, abbasso il volume, se no non sentite un cazzo. Bene, così, via. Come state? Come va? Cosa mi raccontate di bello? Mamma mia, io lo sento ancora altissimo, però, il volume della canzone, un attimo. Perdonatemi. Metto qualcosa di un pochino più chill, ecco, un po' più tranquillo, perché sennò esplodiamo. Olè. No, mi fa cagare questa. Basta. Olè, ok. Mi piace un pochino di più questa, ecco, mettiamola così, via. Allora, mando un attimo il messaggio sul gruppo. Siamo live su Twitch. Olè, perfetto. Olè, cosa ti aspetti dal Pokémon Presents? Un po' di cose in realtà, mi aspetto o i remake di quinta generazione, o comunque qualcosa di relativo alla quinta generazione, o direttamente Johto, direttamente qualcosa da Johto. Boh, sono combattutissimo, non so cosa pensare, non ho idea, raga. Ho paurissima. Ho paurissima di tutto ciò che potrebbe uscire da questo Pokémon Presents. Tu, Chris, che cosa ti aspetti? Io spero in un... No, ma anch'io spero in Unima. Anch'io spero tantissimo in Unima. Però, boh, non so cosa ci riservino, onestamente. Non ho idea. Ho soltanto molta paura, sono molto indeciso. Pararappa, pararappa. Tra l'altro, il trailer dovrebbe... Cioè, il Pokémon Presents dovrebbe uscire sul canale Pokémon italiano ufficiale. Dico giusto, dico esatto. Boh, dovrebbe uscire lì. Se non sbaglio. Allora. Un secondo, ragazzi, che sto controllando alcune cose. Arrivo subito, eh. Arrivo subitissimo. Olle, eccomi qua. Ciao Tony! Però anche se facessero un remake di HeartGold e SoulSilver e se fosse livelli superiori di quei due sarebbero best giochi degli ultimi anni. Non credo li faranno mai, onestamente, i remake dei remake. Dubito fortemente, però boh. Non lo so. Boh, io direi che posso iniziare a cambiare già scena, però, perché mi sono anche abbastanza rotto il cazzo. Quindi, eccoci qua! Oh mio Dio. Oggi vi porto una schermata che normalmente non vi porterei mai. Ossia, la schermata della mia Switch. Perché, boh, mi andava di fare un pochino di shiny hunting su Scarlatto, perché è tanto che non accendevo la Switch, quindi ci sta. Oddio, la Switch. Salve, hype per il present, ne abbiamo tantissima, non hai idea. Io sto esplodendo piano piano, ma proprio tanto, tanto, tanto sto esplodendo perché non ho la più pallida idea di quello che possano annunciare. Boh, ho molta paura. Tony, se c'hai sotto mano Pokémon Scarlatto o Violetto, possiamo fare shiny hunting assieme, se ti va. Poi figurati. Anche perché, raga, è la prima volta che lo apro davanti a voi. Questo è... Boh, cioè non è la prima volta che lo apro. È la prima volta che lo apro dopo un botto di tempo che non giocavo a Pokémon Scarlatto e Violetto. Quindi, boh. Io in entrambi i casi... Io ho la febbre, non l'ho ancora finito. Cazzarola, Chris, mi dispiace. Io in entrambi i casi sono contento perché la seconda e la quinta gen sono le mie gen preferite. Quindi top. Oh, a posto, perfetto, quindi. Bello, 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 dai. È che mi piacciono molto sia la seconda che la quinta, effettivamente. Non te lo nego, vai all'accademia. In che senso vai all'accademia? Che succede? Cosa succede all'accademia? Dai, che tutti stiamo aspettando l'annuncio di Pokémon Caffè Remix. Mi sa di sì, eh. Il disco. Ah, è vero, devo fare il secondo DLC. Tra l'altro, questa è la mia squadra, raga. C'è Coraidon, Miraidon, Dialga, Origine, Palkia Origine, Zamazenta, Zacian. Cioè, raga, Madonna mia. Entreremo da studiare un po'. Ti tengo come sottofondo. Ah, a posto, dai, via. Madonna mia, che cos'è questo box? Tu sei shiny. Madonna, pochi sti leggendari. Eh sì, mi sa di sì. Dai, che tutti stiamo aspettando l'annuncio di Pokémon Caffè Remix. Oh, mia frase è veramente boh. Incommentabile, incommensurabile. Oh, Growlithe. Quanti leggendari squadra, sì. Mi sa di sì.
Ursaluna. Ah, Ursaluna. Luna di sangue, non ricordo come si chiama. Politoed, vabbè, uno dei miei Pokémon preferiti. Ma io qualche shiny ce l'ho, però, mi sa. Tu mi pare che sei shiny. Sì, tu sei shiny. Cramorant. Vabbè, Swanna. Lampent, Snorlax, Litwick, Ariados, Munchlax. No, questi non sono shiny. Macargo. Qualche shiny dovrei averlo, però. Yanmega, che cazzo di figata Yanmega Shiny, tutto blu, mi piace un botto Yanmega Shiny. Commo, no, Commo credo che sia normale, infatti. Gliss, Gigar, Wooper, bello Wooper, cazzatissimo, Mightiena. Boia, Palafin, che bello Palafin Shiny, lo usavo per le squadre lotta. Effettivamente io... minchia, la mia vecchia squadra lotta! Tinglu, Chenpao... Grimmsnarl, sicuro shiny, infatti. Arcanine, sicuro shiny. No, è normale. Fluttermane, sicuro shiny. Infatti, e Palafin, vabbè, ovviamente shiny. Avevo solo questo di Team Lotta, mi sembra strano. Sì, avevo solo questo, cazzarola, non me lo ricordavo. Vabbè, Samurott no, perché quello là del Ditto 6IV, ovviamente. Non mi è proprio piaciuto. Bello, Ditto 6IV, bello. Salve, posso spacchettare l'uovo di DB su Discord? Mattia, alla fine della live ti faccio fare tutto. Se hai la pazienza ad aspettare fino a fine live, sì, non ti preoccupare. Non è perché facessero sti remake, mamma mia, me li mangio. Corviknight, raga, porca puttana. Anche loro sono shiny, sicuro Tatsugiri. Infatti, infatti, infatti. Mi ricordavo. Mi ricordavo bene, mi ricordavo bene. Allora mi sa che non ce la faccio. Boh, io controllerei un attimo la mappa, voglio vedere per curiosità dove sono i gruppi di... come si chiamano? Le cose massicce di Pokémon, le comparse massicce... No, Voltorb, che palle. Pure Fungus, che palle. Fanno cacare forte forte, ancora Voltorb. C'è Toxel. Boh, non mi ispira troppo Toxel, però. Chi c'è qui sopra? No. Boh, io direi di provare a fare questo, allora. Via. Andiamo a Garrafopoli, vediamo che ci sta. L'annuncio incredibile sarà tipo patch 30 fps Pokémon Scarlatto Violetto. Dubito fortemente che sarà una patch 30 fps perché non ci arriva nemmeno con un miracolo a 30 fps il gioco, però. Non si sa mai, ecco, mettiamola così. Ragazzi, ditemi soltanto una cosa, se l'audio di gioco è troppo alto o meno. Ma tra l'altro voi lo sentite doppio il gioco, sbaglio? Sì, voi lo stavate sentendo doppio il gioco. Speriamo che i prossimi titoli vadano ad almeno 30 fps, ma io spero vivamente di sì, spero vivamente di sì. Dove devo andare di qui? Mamma mia, ragazzo, coso lagga. E non è la mia scheda d'acquisizione che lagga così, ve lo posso garantire. Ve lo posso garantire tranquillamente, perché la mia scheda d'acquisizione va. È proprio il gioco. Te speri in qualcosa in particolare? Io mi aspetto un altro gioco leggende, onestamente. Remake con un remake, sti cazzi. Mi aspetto un gioco leggende. Perché Arceus mi ha stupito in tutti i modi migliori possibili e immaginabili. Quindi mi aspetto veramente un nuovo gioco leggende. Però, boh, chissà. Chissà, chissà, chissà. Boh. Voi che vi aspettate invece, oltre a un Imae Johto, se dovessero stupirci con qualche altra cosa, tipo un Let's Go nuovo, un Leggende, cosa vi aspettate? Pikachu completamente a cazzo, va bene, ci sta, eh. No, vabbè, box, sti cazzi. Leggende di quinta gen, un remake di Cristallo. Bello il remake di Cristallo, figo. Oh mamma mia, come cazzo si chiama? Avalug. È Avalug di tipo volante. Vabbè, ci metto Miraidon, sti cazzi. Sì, ci metto Miraidon decisamente. A parte che non ho nemmeno l'online, quindi se qualcuno di voi volesse giocare con me, me lo faccio sapere così compro l'online soltanto per giocare con voi. Cioè, come sono un dio magnanimo, come sono, come dire, come sono, boh, non lo so, raga, come sono spendaccione, secondo me. Più che altro, è la cosa più... Come premuroso, ecco, sì, esatto, premuroso, ecco, mi piace come nome, come appellativo, premuroso. Che figo che è Avalug, però, molto carino. Tra l'altro il mio personaggio si contraddistingue perché ha sto codino strano in testa, boh.
Strano frasico comunque. Mancano 18 minuti alle 3. Mancano ufficialmente 18 minuti alle 3, ragazzi. Io sono spaventatissimo. Voi non avete nemmeno idea di quanto io possa essere spaventato. Olle, super difesa a posto, via. Sky a gelo, non dovrebbe farmi... Porca la puttana! È vero, sono di tipo drago, io mi ero scordato, io ci ho messo Miraidon, no, sono di tipo drago, vabbè, sono un coglione. Se sbagliano di nuovo con i giochi, stavolta rischiano un sacco. Ma davvero, concordo davvero, qua rischiano tanto. Qua rischiano davvero tanto, tanto, tanto. Vista innevata. Ma fallisce, è vero, vero, vero. Ah, Valug inizia da... Soprattutto fossero remake. Sì, se sbagliano i remake, sì, lo prendono veramente lì dietro, eh. Perché sono giochi veramente delicati, sono... Secondo me al pari della quarta generazione, perché sono quelle due generazioni di transizione, perché la quarta, secondo me, è quella dove la maggior parte dei player hanno ripreso il brand Pokémon, e la quinta è quella dove magari molte persone hanno iniziato a giocare al brand Pokémon. Quindi... Hanno un po' cacato fuori dal vaso con... Cioè, hanno proprio sbagliato il tiro. Hanno completamente missato il tiro con BDSP. Ci sta, non ci sta, però ci sta ormai. Quindi se sbagliano di nuovo il tiro con i remake di quinta generazione, secondo me... Boh, secondo me sbagliano forte. Diciamo che a Game Freak non è mai interessato il parere della community. Sì, ma sono d'accordo. Il problema di Game Freak e di Pokémon Company è già stato delegare i remake di quarta generazione a Ilka. Sapendo che molte persone ci stavano, come dire, erano molto affezionate al brand e soprattutto a quella generazione. Quindi, boh, secondo me hanno già sbagliato in primis a fare quella cosa. Quindi non lo so, io mi aspetto che questi remake siano gestiti un pochino meglio, nel caso fossero i remake di quinta generazione o nel caso fossero i remake di seconda, boh. Qualunque gioco esso sia, io spero che sia fatto con più amore rispetto, con più amore e più cura rispetto agli ultimi. Ciao Simo! Oh, come sei bello, Simo! Grazie del follow! Lavalo usa scaglia gelo. Ok, non dovrebbe farmi tanto perché sono elettro. Datemi il remake di Bianco e Nero, nessuno si farà male. Simo, ti posso chiedere un favore? Cioè, un favore, una cosa. Che tu sappia, il canale Pokémon ufficiale italiano di YouTube ricarica il Pokémon Presenza oppure devo andarmelo a cercare in qualche meandro di YouTube? Voglio i remake della quarta gen che ha Scarlatto e Violetto. Che Scarlatto e Violetto, almeno secondo i miei gusti. Ah, sì. Perdono, ho sbagliato a leggere. Sì. Sono d'accordo, sono d'accordo. Già per il fatto che abbiano mantenuto i doni segreti. Dovrebbe ricaricare. A posto, a posto, a posto. Va bene, va bene, va bene. Va benissimo. Sarebbe top mettessero bianco e nero e bianco e nero 2. Boh. Credo facciano i remake di bianco e nero, raga. Non credo facciano i remake di bianco e nero 2. Però boh, chi lo sa. Buongiorno Simone, per tue informazioni in questo esatto momento sono successo da 14 minuti e 32 secondi con intento di cacare. Ciao Sorin! Bello, bello, mi dispiace per la tua stitichezza purtroppo. Però bello, dai. O forse uniscono bianco e nero 1 e 2. Credo che se facciano leggende Kyurem, tra virgolette, secondo me potrebbero osare unire 1 e 2. Anche perché se facessero un leggende Kyurem, o qualunque leggenda di quinta generazione, potrebbero osare a fare il drago originario dove c'erano Zekrom, Reshiram e Kyurem. Quindi boh. Omaggiato kebab ieri. Cazzarol, io rido se fanno come in quei leak dove uniscono seconda e quinta gen. Boh, non è... boh, strano. Oh, e Reshiram, non credo. Spero. Insieme intendo non so scrivere, piano. Tranquillo, tranquillo. Fra 15 minuti ci riesci senza problemi. Addirittura, ragazzi, siete così poco fiduciosi. Mazza, vabbè, pure io in realtà sono particolarmente poco fiducioso. Avalug, il Pokémon Iceberg. Quando cammina con dei Bergamite sul dorso. Madonna, che merda di Pokémon. Mi piace molto di più la versione di Legend Arceus rispetto alla versione di sesta gen, onestamente. Vabbè, peggio di Scarlatto e Violetto è difficile. Cioè, non c'è mai limite al peggio. Io ho capito dalle mie esperienze di vita che non c'è mai limite al peggio. Simone insulta Avalug, assolutamente sì. Le ultime parole famose, esatto. Quanto fa cacare ho in Cologne, raga. Puttanaccia Eva se fa cacare o in Cologne. Mamma mia. Non dirlo troppo forte, ti prego. No, raga, veramente, vi prego. Boh. Smash, no, fa cacare o in Cologne, ti prego. Cioè, dimmi tutto quello che ti pare, ma fa cacare forte, forte, forte. Ecco.
Come si cambia outfit? Perché mi fa cagare questo. Come si cambiava outfit? Ci sta pensando. Ok, così. Verdeggiata, nuovo uniforme inverno. No, troppo formale. Una merda. Madonna mia, quanto fanno cacare, me le ero scordate. Madonna, quanto fanno cacare tutte quante, puttana Eva. Viso, vuoi confermare? Sì. Tanto, fa tutto cacare. C'è la sezione capelli? No, Murble, 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 vabbè. Preferirei più un remake di Bianco e Nero, perché se dovessero fare un Legenda e fare il drago originale brutto non glielo perdonerei mai. Ma in realtà con i design di Legend Arceus secondo me ci hanno centrato in pieno. Anche con i Pokémon originali ci sta. Il drago originale di che tipo sarà? Credo che sia o drago puro. Oh boh. Non ho idea. Anche se io penso che lo rendano drago puro. È un po' secondo me come il colore bianco, che se tu lo dividi, escono tutti quanti i colori dell'arcobaleno, tutti i colori primari, eccetera, eccetera. Io adesso non so effettivamente quali colori escono, però tipo il colore bianco, che se lo vedi così è bianco, se lo scindi in tutti quanti i colori, escono tutti i colori dell'arcobaleno. Quindi secondo me lo fanno tipo drago e poi dicono che quando si sono divisi tutti e tre i draghi, uno ha scelto di diventare tipo elettro, un altro è tipo fuoco, un altro è tipo ghiaccio. Boh, dovrebbe essere un drago che controlla fuoco, ghiaccio ed elettricità, per quello dico, cioè o lo rendono di tipo drago normale, non lo so, o lo rendono di tipo drago soltanto, boh. Bella sta visuale di Coraidon, sì. Eh sì, ma sto gioco tende a fare queste visuali un po' a cazzo di cane, effettivamente. Meno 12, avrà 4 tipi. Dubito fortemente che facciano questa cosa. Poi, boh, chi lo sa. O lo fanno all'Arceus, gli dai un oggetto e cambia tipo. Anche sì, anche se io credo che. Boh. O lo rendono soltanto un boss, che è, diciamo, la cosa più catastrofica, ossia rendere il drago originale soltanto un boss da poter sconfiggere. E una volta abbattuto si scindono i tre draghi, quindi puoi catturare poi singolarmente Reshiram, Zekrom e Kyurem, e poi fondere con il cuneo DNA soltanto Reshiram, Zekrom con Kyurem. Oppure un oggetto equivalente che nell'universo passato di un possibile Legend Kyurem ha senso e funziona come il cuneo DNA. Non lo so, boh, non lo so, una mazzolella DNA, non so cosa possono creare. Ma io sento un Gimmighoul che chiacchiera da qualche parte. Sei tu? Sì! Ciao Gimmighoul! Che carino che è Gimmighoul. Come vanno le lotte? Benissimo, ho finito il gioco un mezzo secolo fa. Comparsa massiccia di Chansey. Non ce l'ho Chansey né Blissey Shiny, effettivamente, quindi non sarebbe male avere Chansey Shiny. Oh, Mazdale, che bello che è. Minchia, mi ricordo in settima gen quanto cazzo fosse figo. Spero si possa scindere come con il cuneo DNA. Mezzo secolo fa non esisteva il gioco, mi stai mentendo? Vabbè. Vabbè. Scammato, mi sa, scammato, Sorin. Succede, oh, mi sa. 50, fra 10 minuti mi metto a ricaricare il canale YouTube di Pokémon, dai, così vediamo che cosa. Mi rincorrono i Chansey, madonna che faccia strana che c'ha. Vabbè, non posso modificare la visuale, ma da sto gioco. Mo' capisco perché non giocavo più a questo gioco. Mamma santissima. Però figo in culo Coraidon, eh. Cioè, bisogna di dirlo che è figo in culo Coraidon. Babba mia, ragazzi, che bello che è Coraidon. Olle. I piedi ficcati nel terreno, mamma mia, pugno in un occhio. Ma tutto questo gioco graficamente è un pugno in un occhio. Cioè, preferirei giocare in realtà a Pokémon Scudo piuttosto che Pokémon Scarlatto. Però è un po' vecchiotto Pokémon Scudo, ecco, mettiamola così. Diciamo che non ci sarebbe molto. Lockix, madonna che brutto che è Lockix. Perché non me l'ha ucciso? Cos'è? Sei shiny? No, non sei shiny, sei semplicemente brutto. Sei semplicemente brutto in culo. Ma poi perché se io imposto la visuale fissa mi mette così. Se muovo invece lo stick mi mette un close-up dei piedi di Coraggio. Che merda che è sto gioco. Puttana Eva, me l'ero completamente scordato di quanto facesse cacare. Incredibile comunque. Omega Rubino e via. Non ho un 3DS, se no lo farei. Non ho un 3DS, se no lo farei molto volentieri. Che palle, raga, veramente. Mamma santa. Colletta per regalarmi un 3DS. Pokémon Scudo aveva raggiunto la perfezione dell'animazione 3D.
Non capisco se sei ironico o meno, Sorin. Poi uscì violetto. Ok, eri serio, ok. Grampig, che carino, Grampig. Ma scusate, ma io sto a Paldea, ma perché non vado a Nordivia? Ma perdonatemi. Cioè, c'è la possibilità di stare a Nordivia che ci sono Pokémon molto più carini. Perché sono quelli a pagamento, giustamente. Perché Game Freak mica è stupida. Mica è scema Game Freak. Non ho ancora l'Accademia Mirtillo, che credo che sia ad Unima, credo, non ho idea. Non l'ho ancora sbloccata. Ciao Luke! Come stai, Luke? Tutto a posto, Luke? Ah, Lore è già in live. Aspettando Gacis, vabbè, sa di sì. Meno 8, raga, mamma mia, sto in ansia. Non sto in hype, sto in ansia, ho paura. Perché l'ultimo Pokémon Presents che è andato male c'erano i remake di quarta generazione. La mia Switch ha fatto un bellissimo volo su eBay. Quindi sì. È da 3 giorni che sono a letto con l'influenza. Cazzarola, mi dispiace, Luke. Mi dispiace. PD. Ciao, Lore. Ciao, Lore. È più ansia. Esatto, sì, non è hype, è ansia. Io ho paurissimo. Soprattutto per l'incolumità della mia Switch. Per i motivi che vi ho già enunciato. Tanta, tanta, tanta paura per l'incolumità della mia Switch. Però, vabbè, ci sta. Battisto 5, raga, mi dispiace un botto che state male. Cazzarola. Mi dispiace un sacco. È brutto, dai. Allora, guardatela in questo modo. Se sto disegnando cazzi, quindi sono in lurk. Tanto i primi 10 minuti dell'annuncio saranno giochi mobile e carte. Io l'ho già venduto su quello di mio fratello. Oh, ottimo, fantastico. Dritto al punto, Chris, proprio. Ma ammazza. Cazzatissimo, proprio. Mamma mia, raga. È un uccello? È un aereo? No, è la Switch DC. Esatto. Fa un bellissimo. Io non l'ho mai avuta. Vabbè, Lore. Vabbè, ci sta, dai. Ci sta, ci sta. Non l'avrei comprata nemmeno io se avessi avuto una scheda video perché avrei giocato ad altri giochi probabilmente. Però eccoci qua. Riolu, ciao Riolu. Ma cosa carino, Riolu. Se solo avessi un metodo evolutivo così merdoso, che palle. Monte Orco. Io non mi ricordo niente, raga, di sti giochi, assolutamente niente. A che ora è il Pokémon Presents? Fra 6 minuti esatti. Tanto ce lo guardiamo tutti quanti in live. Appena lo ricarica sul canale ufficiale di Pokémon. Mi metto a fare F5 a raffica e appena lo ricaricano ce lo guardiamo. Che credo sia una premiere, non so se è un video, se è una premiere, boh. Non l'ho mai guardato in live il Pokémon Presents, lo guardavo sempre da altri streamer, quindi non ho idea. È la prima volta, per me è proprio una... Sì, è una premiere, ok, ma... penso premiere, ok, ma è appare sul canale di Pokémon così a cazzo, a buffo, oppure c'è un link della premiere già da qualche parte? Fun fact, l'anagramma di Dream è merda. Bello, bello, bello. Non credevo di aver bisogno di questa news, però grazie, Sorin. Come sta andando? Soprattutto è coerente con i tuoi 15 minuti di cacata, ecco, mettiamola così. Mettiamola. Oh, Gurdur, penso che se apri il canale già ci sia l'anteprima, dici? Non lo so, perché io avevo il canale sotto mano, però... Non appare, esatto. Mi dice Pokémon Presents del 27 febbraio 2023. Quindi per adesso ancora non è apparsa. Ancora non appare. Community. Official Pokémon Channel. Eccolo! In programma 26. Ok. Premiere tra 4 minuti. Perfetto, a posto. Simo c'è. Ok, no, l'ho trovata, ragazzi. No, no, non mi perdonate. Cioè, perdonatemi, non vi preoccupate. Trovate, trovate. Allora la faranno partire giusto un minuto prima. Ok, ho finito. Chiama Ders per pulirmi. Non credo, non credo. Ders non lo sento da ieri sera, in realtà. Quindi, boh. Non so che fine abbia fatto. Boh. Jangmo! Che carino, Jangmo! Mamma mia, lo adoro. Raga, Commo Shiny è fighissimo. È una cozzaglia di palette, di colori strane. Io rivoglio le mega evoluzioni, a chi lo dici? Io rivoglio tutto, rivoglio tutte le funzioni belle che c'erano su Pokémon, rivoglio il Pokérus, rivoglio l'isoletta di Pavel con i fagioli per far allenare i Pokémon, le EV dei Pokémon, lì per allenamento, le bancarelle post-game dove potevi insegnare le MT ai Pokémon, la Torre Lotte, io voglio tutto, raga, che palle. Rivoglio la fabbrica dei... no, la fabbrica dei Pokémon, come si chiama? La Pokémon Factory, quella di Pokémon Platino. Dove potevi prendere in prestito delle squadre per combattere l'intelligenza artificiale, raga. Mi manca tutto dei vecchi Pokémon. Manca la cura dei vecchi Pokémon. Le cose più belle tutte rimosse.
Esatto. Mi manca la cura che c'era nei vecchi Pokémon. Io aspetto ancora la mega evoluzione di Infernape con la nuvola e il bastone. Rivoglio Scusi o Cacato. Oh, ciao Ders, ecco, ti abbiamo appena nominato, quindi dai, dai, ci sta. Mancano 3 minuti, dai, quando manca 1 minuto ci mettiamo tutti quanti a guardare il Pokémon Presenza, non vi preoccupate. Quanti oggetti? Oh, Tandemouse, che carino. Oh, Mousehold, non ricordo chi è chi. Ciao, sono io. Chi? Marco Merrino? Ciao, Marco, so che ci segui in live. Non credo che tu ci segua in live. Anche perché adesso sicuramente starei cominciando a fare live con Strumox, dato che è stato sbannato, quindi ci sta, dai. Se apri Dokkan lo trovi. Bello, bello, effettivamente, sono Wukong. Magari. Babba bia. Oh, un altro Junkmoo. Dopo allora mi sa che si fa un bello Shiny Hunting di Junkmoo, perché non ho Commo Shiny. Devo ancora recuperare il voto dell'ultima live di Platino, mannaggia, mi manca Pomello. L'ultima live, non ti spoilerò cosa è successo, ma sono successe varie cose. Ci sono state varie catture di Pokémon, c'è stato Sbronzor soprattutto. Sono successe varie cose, quindi recuperatela appena puoi. Dura un pochino di più, dura 3 orette, un quarto, una cosa del genere. Dura un pochino comunque, dai. Io direi di fare così, via. Salvo un attimo il gioco. Sbronzor, ma raga, Sbronzor per me è inarrivabile come nickname. Per me è Sbronzor, boh. Vai tranquillo, tanto sono abituato a Sabaku. Ragazzi, welcome back. Bellissimo, bellissimo. Io adoro Sabaku, raga, cazzo. Mamma mia. Mio padre, proprio Sabaku. Io ricordo che l'ho visto, l'ho incontrato a una fiera, l'ho salutato, gli ho fatto una domanda. Adesso non ricordo esattamente che domanda era, ma era una domanda stupida che si poteva rispondere in 20 secondi. Lui ci ha messo esattamente 2 minuti per rispondere a quella domanda. Io lo adoro. L'anima della Virza, esatto. Io adoro Sabaku, raga. Lo amo, proprio. È incredibile. Mio padre è tutto. No, vabbè, guarda, veramente Sabaku è incredibile. 58, dai, 59, chiudo sta merda di Scarlatto e Violetto. Ci andiamo tutti quanti a fare il segno della croce aspettando news dalla live, anche se ho paurissimo. Se gli chiedi l'origine del suo nickname, lui da parte da piccolo ho sempre avuto esperienze contrastanti con la mia connessione internet. Che questa cosa in realtà si protrae ancora adesso con le sue live. Meno 2 dadi, sono con il santino vicino. Addirittura con il santino. No, Ospas di merda. No, non è vero, no, Ospas è uno dei Pokémon più belli. 59, ok, uccido questo no, Ospas e andiamo, ragazzi. Meno 1, andiamo, andiamo, andiamo. No, Ospas di merda, via. Salva. Sono pronto. Dai, tanto è BDSP, ma è ambientato a Unima. Io ho veramente tanta paura che sia così davvero, Lore. Ti prego, non mi dire queste cose perché ho davvero tanta, tanta. Ho veramente il cagotto di questa cosa. Allora, un secondo che faccio qui. Un attimo, eh. Ok, non si dovrebbe sentire più la Switch. Ok, perfetto, non si sente più la Switch. Window Capture. UK Pokémon Presents. Ok, dovreste vedere tutto, teoricamente. La premiere inizierà a breve. Porca puttana, la live, la chat che va velocissima. Sì, si vede, a posto, a posto. Il sub goal ci sta, sound alert. Il box è qui. Che cazzo di paura. Ok, partita. Perfetto. Ce la teniamo. Oddio, non vedete. Ok, ce la teniamo così. Raga, mamma mia. 1 minuto la. Ho paurissima, raga. Una fottuta. Tanto, Pokémon Pinball, Pokémon Caffè Remix, cioè quelle puttanate là, ma aspetto, capito? Ho paurissima, raga. Ah, un attimo che ti abbasso il volume. No, ok, già sta abbassato abbastanza, perfetto. Via. Ho paurissima. Ora iniziano con Pokémon marrone merda, non credo possano fare una cosa del genere. Pokémon Sleep, sì, con Snorlax Shiny. Con G Snorlax Gigamax. Sarebbe meglio degli ultimi. Ho paurissima, raga. Madonna. Pokémon Presents. Con gli unknown. Attenzione. Con gli unknown. Ho alzato un po' il volume.
This is the date that the Pokémon Red and Pokémon Green games were first released in Japan. Ah, quindi altri remake di Pokémon Rosso e Blu? Capiamo. Ok, dai, lì che erano veri e davvero non c'era una cosa di Johto, paurissima, perché veramente ci sono gli annomi. Including walking and sleeping. We'll keep challenging ourselves to create new ways to enjoy Pokémon, and we hope you'll continue your adventures with us. Today, puoi alzare il volume del video. Credo di averlo al massimo, aspetta. Including our newest titles. Mr. Utsunomiya, please take it away. Ok, te l'ho alzato, Lore. Dimmi se va bene così. I'm Utsunomiya from the Pokémon Company. I hope everyone has enjoyed their adventures in the Pokémon Scarlet and Pokémon Violet games so far. Meglio, ok, perfetto. To commemorate Pokémon Day, we've planned a series of Terra Raid battle events where you'll be able to face off against a mighty Venusaur, Blastoise, and Charizard. Sti cazzi! The first of these Terra Raid battle events will begin tomorrow. Sti cazzi, we hope you will all enjoy these raids. Today, I'd also like to share the latest updates on a number basta of our Scarlatto e Violetto, ma veramente, che palle! Please have a look at this. Cosa sei? Cosa sei? Pokémon Go, bene, si skippa, sti cazzi. A collaboration event with Pokémon Go is on its way. Levate sti cazzo di titoli, madonna. Perfetto, live finito. Vabbè, ci saranno carte e cazzate. Vabbè, le carte sono contento, per carità. Per la collezione di carte sono contentissimo. Per i giochi mobile, sti cazzi. It even knows an attack new to Pokémon Go, Volt Tackle. No, vabbè, Locomo volta dopo 5 a dopo quanti cazzo di anni? 6 anni. Vabbè, un cappello, siamo tutti in Fortress 2. On an adventure with your new friends. Oh, vabbè, il cappellino, no, vabbè, ma che è sta merda? Dai, Pokémon Caffè Remix. Pokémon Sleep, vabbè, chi è che l'aveva scritto? Chi è che aveva scritto Pokémon Sleep? Ciao Simo, sei famoso. Cioè dai, ma veramente, Pokémon Sleep. Pensavo che ora annunciassero qualcosa tipo Dynamax Adventure. VIP a Pokémon Sleep, madonna santa. Che cazzo, perché Raikou? Figo in culo Raikou. Oh, 1080p si vede una merda comunque. Chi è che ha fatto sto trailer? Madonna. Cioè, il canale Pokémon italiano l'ha appena fatto partire la premiere. Bello, mi è appena arrivata la notifica, complimenti. 10 Pokémon biscotti! Ma che cosa mi dite? Cosa mi dite? Figazzi! Pokémon Masters! Che giocone, Pokémon Masters, ovviamente sto scherzando. Almeno è figo Pokémon Max. Aspetta però, stanno lisciando il pelo a Johto. Cazzarola. Cazzarola. Ma non si vede più o sbaglio? No, ok, si vede, perfetto. Andate a cacare voi sto Masters. Boh, a me piace Masters, semplicemente che non c'ho tempo per giocarci. Boh. Oh, comunque stanno veramente tirando il... Ma è un caffè remix! Ce l'avevo preso! Mio padre è un caffè remix! Gimme Ghoul! Carino Gimme Ghoul! Ce l'avevo preso! Pokémon Caffè Remix, ok. Ma cosa cazzo sto vedendo? Vi prego, fate uscire qualcosa di sostanzioso. Pokémon Unite, va bene. Va bene, va bene, va bene. Ma è Cooking Mama. Per ora tutti presi, eh. Infatti per ora li abbiamo ingarrati tutti. Minchia, ma che gira a 120 fps Pokémon Unite, bellissimo. Miraidon, ah, questi li avevo letti, sì. Avevo letto che uscivano Phalanx e Miraidon. Cerulege, non lo sapevo. Che bello Cerulege. Incredibile come Pokémon Unite abbia i modelli 3D fatti meglio di Scarlatto e Violetto. Incredibile sta cosa per me. Veramente incredibile, boh.
Dai, dai, Pokémon Pinball, non lo so. Oh, attenzione. Colonna sonora di seconda gen? Moving on. Please have a look at this video. Paurissimo. Eh? Ah, madonna puttana, che spavento. Che spavento, pensavo fosse il Pokéwalker sul telefono. Ho avuto un infarto. Ho avuto un infarto che fosse il Pokéwalker sul telefono. Figo sta cosa, fighissimo. Per la mia ludopatia di carte va benissimo questa cosa. Mamma mia, sarebbe stato bellissimo. Lo so, io ho paurissimo. Moltres, bello. Vale un cazzo, però bello. Vabbè, però questa è ludopatia, cioè, stai a un appuntamento, gioca dopo. È ludopatia questa, caro. Ah, bella la postilla, che il coso per scambiare le carte non è disponibile al lancio. Bello. Live sbustamento carte. Ragazzi, se avessi tanti soldi lo farei volentieri, perché a me piace collezionare. Immersive Cards. Sì, ma l'applicazione come si chiama? Pokémon TC... Bello! Bellissimo! Bellissimissimissimo questa cosa. Quindi per le full art hanno fatto veramente full art. Bellissimo! Mamma mia, questo qua si scarica di brutto, veramente. Che cazzo di figata! Che bello che le full art sono davvero full art. Ciao Michele! Pokémon Pocket. Ah, Pokémon TCG Pocket. Okay. Bellissimo! Ah, due pacchetti gratuiti al giorno! Oddio mio, questo si scarica, raga, questo è tanto, eh. What you just saw was the world's first look at Pokémon Trading Card Game Pocket. This game lets you easily collect Pokémon cards, which players all over the world have enjoyed since they debuted in 1996, but in a new digital format. The Pokémon Company is developing this game as a three-party collaboration with Creatures Inc., the creators of the Pokémon Trading Card Game, and DNA, are partners in the development of Pokémon Masters. È vero, sono gli stessi di Pokémon Masters. To mark the launch of this title, here's a message from Mr. Yuji Kitano, vabbè, President and CEO of Creatures. Potevate risparmiarvelo questo messaggio. Mr. Kitano, take it away. Hello everyone, I'm Yuji Kitano from Creatures Inc. I'd like to start by thanking everyone for enjoying the Pokémon Trading Card Game. With Pokémon Trading Card Game Pocket, we hope to bring you all a new way to enjoy the Pokémon Trading Card Game. So we are hard at work developing digital cards. Fieri proprio, pieni di carte. When we develop physical cards, we strive to please by taking great care with our paper quality, colors, and printing process. Since this game uses mobile devices rather than paper, we're challenging ourselves to express that care in new ways that are only possible digitally. Vabbè, mo le fate in RGB invece che in CMYK, cioè non è che cambia tanto, eh. Complimenti comunque. Bella questa cosa. One way we're accomplishing this is with immersive cards. Bellissima questa cosa delle full art. Give players the experience of leaping into the world of the. E labbra fuori sync con la voce, che fastidio. Non lo dire a me che faccio doppiaggio. What's more, we've developed new streamlined game rules based on our existing battle system, so you can enjoy a quick. Si possono mandare le carte a gradare, no? Tu devi spedire tutto quanto il tuo cellulare con lo screenshot della carta e poi boh, te lo fanno direttamente là. Our three companies are all working hard to deliver a fun experience for those of you who already enjoy. Hanno messo più impegno qui che in Scarlet. Hanno messo più impegno da qualunque altra parte. Hanno messo più impegno già nei modelli di Pokémon Unite che nei modelli di Pokémon Scarlet e Violetto. Pokémon Trading Card Game. Pokémon Trading Card Game Pocket. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Mr. Kitano. Finito il Pokémon Presents, non annunciano un cazzo. Pokémon Trading Card Game Pocket within 2024. Please look forward to more details in the future. Sì. Just one more thing. Ecco qua. We'd raga. Like to end today's presentation with one final video for you all. Thank you for tuning in. Raga, ho paura. Ho paura, raga. Ho paurissima. Yeah, no, ok, seconda gen.
Ho paurissima. Raga, è seconda gen. È Johto. Raga, ho paurissima, porco due. Ho paurissima. Game Freak, ok, non è il Kagodo. Leggende? City. No, aspetta. People in Pokémon. Ok. È un altro leggende. No. Che cos'è? Cos'è? No, non è un leggende, ok. Pikachu, va bene? Che cos'è? Pyroar? Oddio, sesta gen. Kalos? Furfru? Fletchling? Dragonair? Gyarados? Che cazzo è? Luminopoli! Era la torre di Luminopoli o sbaglio? Perché Kalos? Ma! Ma! Perché Kalos? È Luminopoli. Cos'è? Luminopoli, ok, sì. Sì. Urban Redevelopment Plan. Che cazzo è? Pokémon Legends? Ma che cos'è? Leggende Zeta! Ma che cos'è? Ma che cos'è? Pokémon Leggende Z, che cos'è? Mega! Le Mega! Le Mega Godo! Godo, tornano le Mega! Godo, tornano le cazzo di Mega! Godo! Godo, tornano le Mega! Godo, 2025, Switch 2, mi sa di sì, ma Godo! Porco due, che bello! Che bello! Non me l'aspettavo! Cioè, hanno cacato in testa sia a Johto che a Unima e sono skippato direttamente tutto e sono passati a Kalos. Leggende Kalos. Leggende Z. Io godo perché non mi hanno toccato la quinta gen. Cosa strana, comunque, se c'è quel dannato Infernape. Mi sono cacato addosso, raga, bellissimo! Bello, che bello, fanno tornare le Mega. Ah! Fanno tornare le Mega e dopo 11 anni hanno ripreso la storia di Zygarde. Se sbagliano ora sono rovinati, se sbagliano... No, vabbè, dai. 2024. Penso che uscirà tipo... Novembre... scusa, 2025. Penso uscirà novembre 2025, credo. C'hanno quasi 2 anni di tempo ancora per svilupparlo. Ed XY che aspetto Zygarde, finalmente un po' di giustizia per le meta, raga, che figata! Pokémon Leggende ZA! ZA? Pokémon Z, sì, effettivamente è Pokémon Z. Effettivamente c'è una A. Pokémon ZA. Quindi ci sarà anche un ZB? Vediamo palesemente l'origine del potere. Io per curiosità voglio vedere se hanno rilasciato trailer Pokémon Legends Z. Vediamo se hanno rilasciato un trailer così. No, vabbè, Legend Arceus, Leggende Serbi, vabbè, sti cazzi, cose fake. Pokémon Presence, Porygon Z, no. Pokémon Legend ZA. Vediamo in giapponese se hanno messo qualcosa di diverso. Anche se dubito che abbiano messo qualcosa di diverso. Che ficata, raga, che fico. Ah, è uguale, Chris. Ah, ok, va bene, va bene. No, ma giusto così per curiosità, per vedere se hanno messo qualcosina, però dubito. Silvio, no, vabbè. Aspettate, chi c'era azzeccato vicino al palazzo? Chi sei? Che cazzo di Pokémon sei? Non riesco a capire. Cosa sei tu qua sopra?
Bene, bimbi, io sono contento perché la quinta gen rimane salvo, torna a disegnare cazzi. Ciao, Lore! Grazie di essere passato. Sì, è tutto uguale. Col suono delle mega. Che bello il suono delle mega. Scusatemi, siamo passati dagli Unknown a Cal... Effettivamente non ha molto senso questa cosa. Ah, aspettate, c'è il sito giapponese di Pokémon Legend Z. Aspettate, aspettate, aspettate. Aspettate, eh. Aspettate. Ok, ci sono gli esagoni di Zygarde lì dietro. Va bene. Non è che fanno qualcosa di strano, eh. No. Rimane tutto così, vabbè. Legend Z, ok. Si chiama proprio Legend Z. Ok, Z sta per Zygarde. C'è questa linea qui in mezzo di caricamento. Non so a cosa serva. Miare City. Che cazzo è? Miare City Pokémon. Cos'è? Che città è Miare City? Ah, il vecchio nome di Luminopoli. Era in giapponese Miare City. Ah, ok, ok. Le mega evoluzioni in 3D. Che già c'erano in realtà in Let's Go. Z trasformata di Pokémon. Più che altro ZA. Cioè, Z è di Zygarde. Però A. Z, per esempio, ha gli esagoni di Zygarde. La A, invece, ha queste cose tonde. Queste cose ovali. Queste cose un po' più morbide rispetto agli esagoni di Zygarde. Strano, eh. È strano comunque. Simplify Chinese. Vabbè. Vediamo sul sito ufficiale di Pokémon. Ma credo che sia la stessa identica cosa. Credo che non abbiano messo nulla di nuovo. ZA. Per cosa sta la A? Perché la Z è Zygarde. Vabbè, la A. Boh. Bisognerebbe indagare, effettivamente. Bisognerebbe indagare. È Verza. Raga, ditemi su qualche... potrebbe centrare uno scontro fra Zygarde e Arceus. Non, allora, più che Zygarde e Arceus, non penso proprio Zygarde e Arceus. Però, boh. Sto cercando di pensare... Kalos Pokédex... Che cazzo di Pokémon strano c'è con la A? Che è così... Cioè, che Pokémon misterioso c'è? Upa non potrebbe essere, credo. Diancie nemmeno, Volcanion nemmeno. Zygarde, Xerneas e Yveltal, ok. Con la A. Boh, non lo so. Comunque sono contentissimo, sono tanto hypato. Non avete idea, sono tanto hypato. Ma forse là è solo per la torre di Luminopoli? Là alla fine è allungata per ricordare la torre. Non hai tutti i torti. Pokémon Legends ZA. Non hai tutti i torti. È allungata per ricordare la torre di Luminopoli. Però non lo so, mi fa strano il pattern che ci hanno messo sopra. Perché non è lo stesso pattern che si trova sulla torre di Luminopoli, se non sbaglio. Cioè, da quello che ricordo non dovrebbe essere la stessa, lo stesso... infatti non credo sia lo stesso pattern. No, non ha pattern proprio la torre di Luminopoli. Strano, molto strano, molto molto strano. Ciao Luke! Se ci pensi, ha sia la Z che la A Zygarde. Sì, però mi pare strano mettere ZA, cioè avrebbero potuto lasciare Pokémon Z in pratica. Poi l'hanno aggiunta dopo la cioè è fatta apposta. Allora, potrebbe essere... Vabbè, alla fine però a Kalos, dopo la Lega, c'è il combattimento con AZ. Quindi magari la A è la A di AZ. La Z di Zygarde e la A di AZ. Perché magari questo gioco potrebbe incentrarsi su... La storia di AZ con la macchina della guerra dei Pokémon che ha preso tutta quanta l'energia dei Pokémon, ha scraventato, ha creato i buchi degli ultravarchi, quelle cose lì. E il potere delle mega, Simo, deriva dalla macchina di AZ, se non sbaglio. Tutte quante le mega pietre derivano dalla macchina di AZ? Posso ricordarmi male? È la storia di AZ che mancava palesemente in X e Y. Lo spero a questo punto.
AZ Pokémon Character. Vediamo se magari lui nel suo... Ok, lui ha la sciarpa verde, che magari potrebbe ricordare effettivamente il verde della A, perché ci sta. Però pattern sul suo corpo così non ne trovo. A parte che è altissimo, se non sbaglio, AZ. Cioè è veramente alto, tanto 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 alto. Però non ha pattern ridondanti. Strano, 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 strano. Che adesso sul suo zainetto c'è qualcosa. Lui si porta lo zainetto appresso. Però non ha pattern. Ha una chiave al collo, che però non ha quel pattern. Però forse potrebbero ampliare anche la storia del flat di AZ a questo punto. Magari danno delle spiegazioni. Lui è il suo flabebe, il suo flat, sì, non ricordo nemmeno io, l'ho giocato troppo tempo fa. Cazzarola, però effettivamente il flabebe che era con lui era un flat fiore nefasto. Ti faccio vedere, ti metto una cosina. AZ flat. Ti faccio vedere, aspetta. Ti prendo il flat da AZ e te lo spiaccico qui sopra, aspetta. Te lo metto qui. Ecco qui, questo qua è il flat da Z. Non mi ricordo più, passato troppo. Ma figurati, è così il flat da Z. Però anche lui. Ciao Amix, grazie del follow. Anche lui non ha pattern come c'è sulla Z. Cioè sulla A di Pokémon Z. Strano. Strano, strano, strano. Anche se io a questo punto credo che sia la storia di Zygarde e AZ. E di tutta quanta la guerra che c'è stata anni or sono, che ha dato via alle mega evoluzioni. Allora, già mi fa piacere che siano tornate le mega evoluzioni, voi lo sapete. Cioè, lo sapete veramente bene che io adoro le mega evoluzioni, quindi ci sta. Che gioco vogliamo fare? Che gioco vogliamo giocare? Ci intratteniamo un po', chiacchieriamo un pochino. Tanto Pokémon li ho tutti, tranne Let's Go. Quindi veramente scegliete voi. Sono tutti quanti completati. Quindi veramente lascio libero arbitrio a voi. Fate vobis. Scegliete quello che volete. E io vi... Ecco, lo faccio, esatto, sì. Sono contentissimo comunque, raga. Porca puttana. Veramente contento, contento, contento. Consiglio di comprare spada e scudo. Consiglio di comprare molto più spada e scudo rispetto a Scarlatto e Violetto. Con quello che ti costa comprarti spada e scudo in sconto con tutti i DLC, ti ci compri soltanto Scarlatto. Quindi comprati scudo con tutti i DLC, che è divertentissimo. Molto, molto carino. Scarlatto non lo consiglio nemmeno al mio peggior nemico, onestamente. Boh. Strano, strano, strano. La presenza delle mega evoluzioni, raga. Che ficata, bellissime. Ciao DB, tutto a posto, tutto a posto. A posto. In 2 anni devono fare un giocone. In 2 anni devono assolutamente fare un giocone. Io non li ho mai provati questi. Ciao Mirko, quali questi non hai mai provato? Così ti faccio vedere un pochino. Quali è che non hai mai provato? Così se qualcuno di questi chiodi li faccio vedere. Tutto a posto comunque DB, sono molto in hype. Sono molto molto in hype per Legend Z. Molto molto in hype. Sono contentissimo soprattutto che non abbiano toccato né Johto né Unima, onestamente. Molto contento, molto molto contento. Non per qualcosa, ma perché ci sta a dare spotlight a qualche altra regione, ci sta. Mirko, se mi dici il gioco, ho giocato solo Diamante tra questi. Davvero? Allora ti faccio vedere... Che ti faccio? Ti faccio vedere un po' Scudo, li faccio vedere un po' tutti, dai. Partiamo da Scudo, te li faccio vedere in ordine. Faccio vedere Scudo, poi Legend Arceus e poi Scarlatto e Violetto. Infatti Kalos era veramente l'ultima cosa che mi sarei aspettato. Ma penso tutti. Penso tutti. A me ha fatto storcere il naso all'inizio quando ho visto che c'era... Furfru. Ho detto questo è Kalos per forza. E mi faceva molto strano. Comunque se ci pensi è sempre stato un tasto dolente per i fan la storia di AZ e Zygarde. Ah, un tasto toccante, perdonami. Effettivamente sì. Ma oh... ci sta, a me fa molto piacere. Minchia, ma che cazzo di Pokémon c'avevo qui? Un Larvesta? Ma non ho Pokémon qui sopra, ma che cazzo di squadra è? Obstagoon, Zamazenta, Incineroar, Toxel, Dusclops Shiny. Ah, questo Dusclops lo conosco. Questo Dusclops lo conosco, questo è di Pokémon Go. L'alert Gokumi che parla Beast lo deve fare Brother. Dopo appena finisce la live lo faccio fare a Brother, perché non sono capace. Perché non l'hanno mai approfondita, vero?
Ma poi pure qua c'ho un dito 6V. Possibile? Sì, pure qua ho un dito 6V. Ma perché? Sus. Ma perché ho un dito 6V? Ma non ha senso. Vabbè. Ok. Ah, forse mi sa che stavo facendo tipo lo shiny hunting di qualcuno. Sono quasi sicuro di questa cosa. Vabbè, ci sta, dai. Comunque adesso ti faccio vedere un pochino come funzionano questi giochi, perché sono molto... Fai vedere se qua dentro per caso non ho qualcos'altro. Ritira. I Pokémon sono all'ostello. Ah, avevo Zacian. No, non è Zacian. Ah, è un altro ditto. Ma quanti ditto tengo? Quanti cazzo di ditto tengo? Cazzo, Sandslash Alola, che carino. Questi sono tutti quanti ditto che mi sono portato da un sacco di generazioni fa. Strani, vabbè, Zacian, cioè, questo qua con questo nome particolare, diciamo che... Un po' così, eh. Un po' così, vabbè. Sandslash carinissimo, mi piace un botto. Ah, tra l'altro la spalla neve questo, carinissimo. Ti faccio vedere un pochino come funzionano questi giochi, perché sono i miei preferiti in realtà di Pokémon giocabili sulla Switch. Sneasel. Tra l'altro questi girano a 30 fps, fortunatamente non girano a 20. Prediction sugli starter. È un leggenda effettivamente. Io credo che ci buttino dentro... Greninja secondo me no, secondo me ci buttano dentro Delphox, perché a sto giro secondo me lo fanno folletto, oppure lo fanno completamente opposto, da stregone lo rendono qualche altra cosa completamente a cazzo, quindi boh. Hai visto Gohan Ultra Super Saiyan 2? Assolutamente no, in realtà non l'ho visto, non seguo nemmeno news, quindi non ho idea. Se mi giri, riesci a girare una foto lo vedo. Datemi Chimchar, nessuno si farà male. Fai una Dynamax Adventure che trovi Zygarde Shiny. Vero, una Dynamax Adventure. Ragazzi, se qualcuno di voi ha Pokémon Scudo e vuole farsi un'avventura con me, lo facciamo, eh. Chimchar, Froakie e Decidueye. E Decidueye già è tornato. Già è tornato Decidueye. E anche a me farebbe piacere, però è già tornato Decidueye, purtroppo. Aggiornamento meteo, no. Come si faceva a teletrasportarsi in un'altra... Ah, così mi sa. Questo però no. Dov'è che si trova? Sotto, qui sotto. Vero, esatto. Le avventure Dynamax dove si fanno? Qui? Valle innevata. Valle innevata. Dov'è che si facevano? Ah, Dynatanamax. Ok, eccola qui. Datemi Chimchar. Mi piace molto. La grafica in realtà è molto carina. È molto più carina secondo me. Tra l'altro il mio personaggio è un figone. È vero che ci sono i Pokémon che ti seguono qui. È vero, in modo tra l'altro molto brutto, molto molto brutto. Il mio primo Pokémon è stato Chimchar, lo portai a livello 89 su Pokémon Diamante, cazzo. Dipenderà molto dal periodo in cui è ambientato, esatto. Guarda, ti faccio vedere un pochino il Pokédex perché dovrei averlo finito tutto, se non sbaglio. No, armatura e corona no. Però il ti faccio vedere gli... Tipo c'è Eternatus che ha varie forme. Perché c'è Eternatus normale e c'è Eternatus Dynamax infinito che non si può catturare. Zamazenta, vabbè. Zamazenta che hanno due forme perché sono due lupacchiotti. I due leggendari di copertina sono due lupacchiotti. Sono Zacian e Zamazenta. Zacian per spada e Zamazenta per scudo. Sono rimasti, diciamo, sopiti. Rimasto addormentato sotto forma di statua così a lungo da venire completamente dimenticato. Infatti vedi che ci sono molte ferite sul suo corpo e non ha la forma risoluta, diciamo. Invece qui è la sua forma re degli scudi. Quando assume questa forma questa forma... perfettamente corazzata, può parare con estrema facilità persino gli attacchi dei Pokémon Dynamax. Madpick, ma Madkip bellissimo. Tra l'altro sono tutti shiny. Sì, ah, perché me li sono passati su Scarlatto, vero? Su Pokémon Home me li sono passati. E quindi questo, all'interno di questo gioco c'è una meccanica che è una delle mie preferite, cioè il Dynamax. Adesso ti faccio vedere cosa significa il Dynamax. Ti faccio vedere con mano che cosa significa Dynamax. Tra l'altro mi sembra di essere tornato nel 2020, perché io nel 2020 streamavo Pokémon Scudo e Spada e Scudo. Occhiali da sole futuristici, bellissimi. Immagina se fanno un Chespin decente. Dubito perché a me fa cacare Chespin, quindi spero di no. Anche Pokémon, aspetta, forse avevo conservato qualcosa. Vuoi partire per un... aspetta, forse avevo conservato qualcosa. Vuoi partire per un'avventura... Ah no, modalità infinita, no, ok, voglio partire per quella normale. Avevo qualche Pokémon. Suicune e Tapu Fini. No, non ho preferenze. Sì, vai, via. Ti faccio vedere cosa sono le Tane Dynamax. Sfida in solitaria, per forza, perché non c'ho il... No, ho sbagliato! Ah!
Vabbè, comunque c'era un menu di selezione dove dovevi selezionare dei Pokémon. E ci sono vari Pokémon Dynamax che tu devi sconfiggere insieme alla tua squadra, fino a che non arrivi in fondo che c'è il Pokémon leggendario che devi sconfiggere e poi hai una possibilità di catturarlo. Elettro. Che cazzo è? Zapdos. Sicuro Zapdos, perché sono sfigato in culo. Sono sfigatissimo. Dubito comunque che facciano un Chespin decente, dubito fortemente. Kyurem. Kyurem Elettro? Non credo. Forse Zekrom al massimo, però. E quello è Drago, però. Mamma mia, incazzatissima Clefable. Puttana Eva. Sì, vero, vero Zekrom. Bello Zekrom. Non è il mio Pokémon preferito di quinta, però. Il mio Pokémon preferito di quinta è Reshiram. Questa è la Dynamax. Cioè, con il potere Dynamax, con il bracciale Dynamax, il Pokémon viene richiamato nella Pokéball, si attiva il potere. Tra l'altro con delle animazioni fighissime, anche uniche. Diventa molto grande, molto molto grande. E diventa forte in culo. E tutte quante le mosse si trasformano, diciamo. Diciamo che c'è uno standard per le mosse utilizzate, cioè... Ogni mossa d'attacco di tipo normale diventa quello. Ogni mossa di tipo veleno speciale diventa quello. Ogni mossa di tipo veleno fisica diventa quello, quindi... ora ti faccio vedere comunque, ti faccio capire meglio. Cazzatissimo proprio. Comunque molto carino Mirko. Anche se io ti consiglio di prenderti Legend Arceus, che secondo me è il migliore fra tutti. Tutti quelli che non sono mainline. Tra quelli mainline forse Spada e Scudo sono i miei preferiti. Sulla Switch ovviamente, sulla Switch. Però quelli spin-off forse Legend Arceus mi piace tanto tanto tanto. Veramente tanto. Che Demaru di Gioia usa metal testata. Insomma. Olè, via. Ultra Ball. Ma sì, dai. Ho un Goku e Rip che mi conservo per la prossima live. Tony, sei un pezzo di merda. Sto scherzando, ovviamente. Tra l'altro, a differenza di Scarlatto e Violetto, qui non hai il 100% di catch rate quando lanci una Pokéball. Ha un Pokémon Dynamax. Mentre nelle tane di Scarlatto e Violetto invece hai il 100% di catch rate. Raggio Meteora, Magibrillio, sono qui e Cosmo Forza. Ma forse lo cambio, via. Forse lo cambio. Spettro o Lotta? Allora, Lotta è Hitmontop. Spettro non riesco bene a capire. Però Hitmontop non mi piace troppo, quindi vado di Spettro. Comunque è una sorpresa per la maratona, cioè? Scrivimela su Telegram per... Nelle Dynamax Adventure mi sembra che il catch rate è 100%. Dici? Mi ricordavo che fosse anche questo qua. Madonna che artwork di merda che c'ha Gon Ultra. Madonna, c'ha la faccia tutta strana. Bruttissimo. Cazzo, a tante di quelle pose fighe, Gohan ci hanno messo la più merdosa. Bello, complimenti. Vabbè. Però devo fare un po' di ricerche. È una sorpresa, piacerà a tutti quanti, soprattutto a te. Sì, ma ho paurissimo adesso. Ho veramente tanta paura di quello che stai preparando. Sbanged. Ma quanti pochi danni che faccio. Comunque raga, io sono contentissimo per questo Pokémon Presents. Cazzo, non solo hanno fatto leggende con Zygarde, ma hanno fatto anche il gioco del TCG per telefono. Cioè spacchettabile sul telefono. Che bello, si stanno evolvendo finalmente. Ah, che bello, che soddisfazione. Mamma mia. Veramente che soddisfazione. Parapaparum. Olè. Gurgeist. Che bello Togedemaru. Mi pare che non c'è su Scarlatto e Violetto Togedemaru. Che palle. Mi piace un botto. Mi piace un botto Togedemaru. Uno dei miei Pokémon preferiti di settima gen, effettivamente. Molto carino. Affanno seme. La mossa di Shaymin. Ma che bella Shaymin. Per me tutti quanti i Pokémon misteriosi sono praticamente belli, bellissimi, fantastici.
Mamma mia. Bisognerebbe effettivamente, ora che ci sto pensando, bisognerebbe vedere effettivamente la piantina di Kalos che hanno fatto vedere dall'alto, cioè di Luminopoli che hanno fatto vedere dall'alto. Forse lì si nasconde qualcosa. Quindi magari finiamo questa Tana Dynamax e ci andiamo a fare un po' di speculazione sopra alle cose che abbiamo visto nel trailer. Sono molto contento, molto molto felice. Boh ragazzi, avete spada e scudo, scarlatto e violetto, leggende Arceus, volete farvi una partita, qualcosa, ditemelo, perché... O anche Animal Crossing... Ditemelo così compro l'online e giochiamo, non è assolutamente un problema, anzi, mi fa molto piacere. Soprattutto così mettiamo in funzione finalmente il canale Discord degli abbonati, perché sennò è lì a prendere polvere. Io che ho messo a posto il canale Discord. No, ma effettivamente ma anche a me fa piacere utilizzare il canale Discord. Gorgeist però mi sa che me lo conservo come Pokémon. Perché potrei conservarmelo. Potrei conservarmelo. Cazzo, ho una sola Pokéball. Bello! Ora scopriremo se hanno davvero il 100% di catch rate. Sì, mi sa che hanno davvero il 100% di catch rate. Mi dispiace non averlo saputo. Vabbè, ci sta. Magifiamma, furtivo. Magifiamma e furtivombra, bello. Ho una priority almeno. Oh, ci sono delle bacche. Sì. Allora, lotta, non riesco per niente a capire chi cazzo è. Nemmeno normale. Oddio santissimo, non riesco a intravederli. Chi sei? Snorlax? Sei Snorlax per caso? Oddio santissimo, Dabble! Che carino che è Dabble! Bellissimo Dabble! Mi piace molto di più Dabble di... Cioè mi piace molto di più Vulu che Dabble però. Vabbè. Fanno seme, che cazzo fa? Un seme che causa ansia, ne muta l'abilità in insonnia, ne previene o rimuove il sonno. Viso truce, abbassa la velocità, vabbè. Magifiamma. Simo, perdona, mi devo andare. Ciao Simo, grazie di essere passato. Ma tanto anche io fra una ventina di minuti stacco, non è... È stata una live giusto così di passaggio per guardarci tutti insieme il Pokémon Presents. Sono felicissimo di averlo guardato, mamma mia. Sbanged. Ah, è vero, abbassa l'attacco speciale. Allora da Gorgeist me lo conservo, me lo tengo come Pokémon. Me lo conservo come Pokémon. Ci tanto anch'io fra una ventina di minuti, stacco. Anche perché ancora dovrei pranzare, quindi... È tutto un divenire oggi. Sono stato a sistemare le ultime cose, quindi vabbè. In Freak si è finalmente fermata. È dal 2015 che non si prendeva una pausa di un anno. Da lì in poi... Bello. Tra l'altro è strano che non abbiano fatto un remake. Per la prima volta non abbiano fatto un remake. Cioè hanno fatto leggende... Hanno saltato la quinta generazione in pratica. Se contiamo Leggende Z come un remake, tra virgolette, oppure almeno un approfondimento su un vecchio gioco, hanno saltato comunque completamente la quinta gen. Non so se l'Accademia Mirtillo di Scarlatto e Violetto vale per loro come remake di Unima, però boh, dubito. Io continuo a fare Magifiamma, gli sto abbassando tantissimo la difesa speciale, l'attacco speciale. Boh. Sbronzong, che carino Sbronzong, che carino! Tu Dynamax, cosa fai? Intensifica i raggi solari per 5 turni, vabbè. Vabbè, vabbè, ci sta, ci sta. Ragazzi belli, che cosa mi dite rispetto a questa a questo Pokémon Presence? Come l'avete preso? Io l'ho preso benissimo. Io l'ho preso benissimo. Voi come l'avete presa?
Soddisfatto. Mi fa piacere, mi fa piacere. Fa molto piacere. Boia, acqua di sale, bellissimo. Che belle che sono le animazioni di Spada e Scudo. Che palle che Scarlatto e Violetto fa cacare. Scarlatto e Violetto fanno cacare, raga. Che palle. Ah, babba via. Double è debole, insomma. No, che friendball, sei pazzo. Tra l'altro, Spada e Scudo, a differenza di Scarlatto e Violetto, si possono giocare tutti quanti usando soltanto un controller. Ed è bellissima questa cosa. Comodissimo. Sta Pokéball praticamente un pallone da calcio. In pratica sì, erbo scivolata, mega calcio, schiacciacorpo e sostituto, no, sti cazzi. Quello che si è portato Togedemaru, se c'ha l'abilità parafulmine, è fighissimo. Ha un sacco di strumenti. Sì! Avanzi, Lumin Polvere, Vulneropolizza. Boh, mi porto gli avanzi. Porto gli avanzi, non si sa mai. Se è veramente Zapdos, se si è portato un Togedemaru che c'ha parafulmine, è perfetto. Perché così siamo praticamente immuni alle mosse retro. Tapu Koko! Cioè, Madonna! Che cazzo di figo Tapu Koko! Bello, c'ho Gorghest che abbassa l'attacco speciale. Però Tapu Koko mi sa che è fisico. Non ricordo. Mi sa che si poteva utilizzare i mix il Tapu Koko? Non ricordo un cazzo. Non gioco Tapu Koko dal 15-18. Quindi boh. Io incominciai a fare Shiny Hunting proprio su Spada e Scudo nelle Dynamax Adventure. E il mio primo Shiny fu Lunala. Bellissimo! Elettrococcola, ma non si può paralizzare Tapu Koko, mi sa. Infatti. Bello Lunala Shiny, tutto rosso, mi pare, bellissimo. Bello, bello, bello Lunala Shiny. Mi ricordo quando lo rilasciarono come dono segreto su Ultrasole e Ultraluna. Che bello, cazzo, raga. Periodo bellissimo quello di Ultrasole e Ultraluna. Secondo me è ancora inarrivabile come supporto post-game, Ultrasole e Ultraluna. Bello, bello, bello. Un sacco di piccoli eventi. Dai, una saetta! Vabbè, c'è il sostituto, effettivamente, sti cazzi. Quindi non ha parafulmine Togedemaru, quindi avrà vigore. Madonna! Bello! Bella questa Dainatana, bella! Mega calcio, minchia, piano. Io continuo ad abbassargli l'attacco speciale, non si sa mai. Sia mai che sia un attacker speciale. Ferro rullo. Ferro rullo? Non ricordo questo. Ferro rullo. Introdotto nella nuova generazione. Nella nuova generazione è la mossa esclusiva. Cioè, perdonatemi, in ottava generazione la possono usare un po' di Pokémon acciaio. In nona generazione è la mossa esclusiva di Sulcoferreo? Siete pazzi? Ah, perché l'hanno tolta in Diamante Lucente e Perla Splendente. Ferrorullo non può essere selezionato in battaglia. Minchia, complimenti a tutti. Bello. Bello. Provocazione. Vabbè, sti cazzi, provocazione. Lo Sbronzong. Bello che lo Sbronzong. Però Tapu Koko mi sa che adesso attivo lo scudo appena scende sotto il 40%, cioè 50% di HP. Che palle lo scudo, Madonna. Io continuo ad abbassare l'attacco speciale così. Ah, voleva utilizzare Ferro Strido, hai capito il bastardo? Hai capito? Olè. Daina vuoto, riduce la difesa. Ah, figo, ovvio, assolutamente, via, Daina vuoto, assolutamente. Senza nemmeno chiedere. Poi c'è pure il Rumble, mi piace un botto che hanno utilizzato un sacco il Rumble in Spada e Scudo. Il Rumble dei Joy-Con, molto molto carina come scelta. Molto carina, bella console la Switch a livello di tecnologia, però un po'
po' vecchiotto ormai. Modifica le statistiche e l'effetto delle abilità. Ok, tampoco usa provocazione su di me. Che palle, che palle. Vabbè, che culo. Bellissimo, dai una foto, mamma mia, cazzatissimo. Ah, bro, abbiamo pure crittato, addirittura. Bello. Cozzata zen, bellissimo. E aumenta la veemenza dei suoi attacchi. Scarica. Ah, è scarica, però è speciale. Ok, 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 godo. Magifiamma ha funzionato. Gurgeist. Allora, per forza devo utilizzare Dana Fiamma, purtroppo. Ho messo il campo elettrico, vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. Lo Sbronzong, no, se n'è andato. Vabbè. Ancora elettrococcola. Tocca De Maru che si ostina a utilizzare questa cazzo di elettrococcola, non serve a niente. Sostituto che non... Ah, funziona, anche col 40% d'HP, attenzione. Dai una fiammata che ha fatto zero in pratica di danno, vabbè. Bellini gli avanzi che funzionano anche da Dynamax. Boh, io continuo a fare Dyna vuoto un'ultima volta. Fulmine, vabbè, no. Non dovrebbe fare troppo, infatti. Ancora elettrococcola, vabbè. Ok. Mega calcio? Figurati. Poi ha quanti danni mega calcio. Porca miseria. Morto, godo. Si è lodato. Olli. Ce l'ho un ultra ball, ok, sì. Mentre disegnavo cazzi mi avvisano che su Twitter hanno scritto ufficialmente che c'è solo Luminopoli in tutto il gioco nuovo. Ma come c'è solo Luminopoli? Tu cazzo è grande sto Luminopoli per essere soltanto questa in tutto il gioco. Poi dove si catturano i Pokémon? Che cos'è, un'avventura grafica? Vabbè, ma io penso che sia stata una povera scelta di parole. Penso che sia una sintassi sbagliata della frase. Non lo so, non credo che sia stato tutto quanto fatto a Luminopoli. Con uno shiny? Manco per il cazzo. Eh sì, dai, prendiamo sto Tapu Koko. Copium. Ma non credo, dai, hanno fatto così bello tutto quanto nel trailer, tutto quanto così figo. Anche nel trailer dicono solo progetto di Luminopoli. Ma allora non è che la A di Z sta perché A è la prima parte del gioco e faranno ZB perché è una seconda parte del gioco, non lo so. Ho paurissimo comunque. Molto, molto... Dopo che mi hai detto questa cosa adesso ho molta paura. Oh, se lo prendi non lo puoi più shiny antare. Vabbè, ma Tony, ma spada e scudo ormai non li tocco praticamente più. Il trailer è solo CGI, non si è visto niente del gioco, non sappiamo neanche cosa sia. No, lo so, è giusto per così per speculare un pochino, per fare un po', per farmi un po' di domande. E boh. Cazzo, se lo fanno soltanto su Luminopoli, come fanno? Però ufficialmente hanno detto che è solo Luminopoli, quindi niente. Boh, strano. Come cazzo fanno ad ambientare un gioco soltanto a Luminopoli? Cioè, alla fine è piccolo, il tuo palazzi. Non so se l'antichità ci fossero tutti quanti grattacieli che ci sono, o se magari è stato trasportato nel futuro, non lo so, non ho idea. Però è un progetto confidenziale, quindi boh, non credo sia stato trasportato nel futuro. Dubito fortemente. Quanto cazzo mi era mancato giocare a Legend Arceus? Bellissimo.
Che squadra ho paurissima della... Arceus, Giratina, Regigigas, Dialga, Palkia e Itran. Ma che cazzo di squadra è? Ma perché poi Pokémon sono KO livello 66? Ma chi è? Ma perché ho sti Pokémon? Ma che è sta merda? Bello. Regigigas. Luminopoli era divisa in aree separate da caricamenti. Penso faranno così, semplicemente usi Pokémon per costruire gli edifici. Bello, quindi praticamente The Sims. Cioè mi aspetto una cosa così. Ma perché Itran? Cioè tanti Pokémon avrei potuto mettere, ma poi Arceus è morto. Boh, sabbia impegno. Ok. Sassolino, che carino. Ma Giratina è morto. Cioè Arceus è morto. Boia, quanto sono belli. Oh, Burmi. Carino. Che carino, Burmi. Bellissimo il gender chaos. Cazzo, è tutto strano. Strano, fragico il gender chaos. Questo è il Pokédex, è ok. Però... come si apre la mappa? Ah, così, ok. Base sull'altura. Ma io voglio tornare fuori, voglio tornare al villaggio. Uscita. Non lei, sì. Strano comunque, boh. Bello. Quanto è grande Arceus? Itran? Che carine queste interazioni con i Pokémon. Madonna, mi ero scordato quanto fosse figo. Ah, oh mio Dio. Olè, è chi mi è tornato. Comunque ragazzi, questa live io credo che possa volgere anche al termine. Alla fine era soltanto così per vederci questo Pokémon Presents insieme. Quindi io credo di poter addirittura fare questa cosa qui. Olè. Abbiamo anche una colonna sonora adesso. Fun fact, da Damianato Legends tempo fa i Pokémon non sono davvero nella loro scala reale. Tipo Kriketot è grande 5 volte quello che dovrebbe essere, altrimenti in game sarebbe impossibile da vedere. Davvero? Cazzo... ah, effettivamente sì, è piccolo Kriketot. Tipo su Scarlatto e Violetto hanno cacato proprio fuori dal vaso facendo questa cosa, perché ci sono Pokémon piccolissimi che tu non li vedi nemmeno con la cazzo di lente di ingrandimento e poi ci vai incastrandoti contro. Che palle. Comunque ragazzi, io vi ringrazio tutti per essere passati qui in live oggi. Spero che vi siate divertiti. Io mi sono divertito, sono stato un sacco in ansia e un sacco in hype. Però ci sta, sono molto contento di quello che hanno annunciato. C'è da indagare un pochino sulla storia di Luminopoli. E noi ci becchiamo domani sera come di consueto alle 21 con Dokkan. Classica, torniamo alla programmazione classica. Quindi oggi lo conto come live di Pokémon, tra virgolette. Buona giornata a tutti ragazzi, io vado a mangiare un boccone. Ci becchiamo domani sera, ciao ciao.